Allora, eccoci arrivati al momento dedicato al gossip e ci colleghiamo subito con Paola Aspri. Ciao Paola! Buonasera a voi, buonasera Roberta e buonasera Antonio, come state? Fa un po' Bene, tu? caldo, eh? Un po' caldo, vero? Ciao Paola, sì. Molto, molto. Veramente tanto. Vabbè, io ho il condizionatore, credo che anche voi lì starete Sì, freschi, quindi ecco. assolutamente. No, Sì. è che sotto il caldo le idee latitano e soprattutto anche le coppie scoppiano, secondo me, perché Ah. ultimamente abbiamo visto delle cose tremende. Vabbè. Per esempio, chi Beh, hai? io vorrei parlare subito del caso Johnny Depp con l'ex Ah. moglie. Ecco, avere un vostro parere perché io ho un mio parere fondamentale, che è quello che la verità sta sempre nel mezzo e soprattutto a cose fatte questo processo è stato considerato un processo misogino, nel senso che hanno dato tutti ragioni a Johnny Depp, un po' è la verità, diciamolo chiaramente, perché poi la ex moglie Amber è stata condannata a dare 10 milioni di dollari e poi invece lui solamente 2 milioni di dollari. Però al di là di questo, credo che le rispettive diciamo, carriere siano un po' sottotono dal momento che c'è stato questo processo, che è stato molto forte e che ha costretto anche Johnny Depp a rinunciare a Pirati 6 della Disney. Quindi voglio dire, ci sono state delle cose abbastanza eclatanti. Poi anche il fatto che sappiamo che oltreoceano le cose mediatiche hanno una grande presa, no? Anche sulle persone comuni, hanno messo in vendita, questa è una cosa obbrobriosa, i braccialetti del, diciamo, del processo, tutti quelli che sono intervenuti, sai, quei braccialetti in plastica, Sì. li hanno messi all'asta. Per 800 dollari. Accidenti. Cioè, una cosa allucinante. C'è gente che se li compra. Ecco, Sì. però al di là di questo vorrei sapere il tuo parere, Roberta, su, appunto sul processo, su cosa pensi di Johnny Depp, se veramente è un maschilista, è un picchiatore, come l'ha definito addirittura il The Sun, condannandolo all'inizio ad essere appunto un personaggio, tra virgolette, inqualificabile. A te, Antonio. A me, io pensavo a te, no, ma secondo me, no, secondo me Paolo è più un processo, molto più un processo mediatico, insomma, al di là di quelle che sono, ce lo fanno vivere, diciamo, fortemente ogni giorno sui siti, sui giornali, non mancava mai l'articolo, la citazione, tutto quanto, però secondo me è più un processo mediatico, oltre che un processo vero e proprio, insomma. Un processo fatto di testimoni, un fatto di tribunali, è molto più sulla cresta dell'onda, è molto più da tubo catodico, insomma. Non so tu Beh, certo. come l'hai strutturato, Beh, come l'hai no, visto. sicuramente, però io credo che poi da queste situazioni ne escano un po' sconfitti entrambi, non solamente Amber, che magari l'hanno fischiata, i fan ovviamente di Depp l'hanno fischiata e quant'altro. Credo che sia entrambi abbiano sbagliato fondamentalmente ad affrontare le cose. Quindi io sono sempre Tu dici, dell'avviso che la verità nel mezzo. al di là della Allora, verità, che è difficile che possiamo noi stabilirla o meno, una cosa è certa e tu lo sai benissimo, che comunque quello che dicevo prima, vuoi o non vuoi, essendoci tutti i giorni un articolo, un pezzo, un sì, servizio TV, se ne parla in radio, è chiaro che quella è la notizia e certo. quindi tutti i giorni è tutta pubblicità Poi gratis. diciamo che Johnny Depp è nato come un personaggio un po' cattivo, no? E ribelle ad oltranza e continua ad esserlo, anche se tutti quanti hanno detto che ormai è un ribelle da fumetti più che altro, dal momento che ha cambiato faccia, ha cambiato anche fisicità, no? Sì, Lo abbiamo lineamenti, visto, insomma, molto esatto. alterati rispetto a Comunque prima. quando Lo abbiamo visto. parliamo, Paola, di processi, Paola e Antonio, dobbiamo tenere presente che è un processo che Sì. innanzitutto la location dove è stato fatto è negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno sia una giurisprudenza completamente diversa dalla nostra e dei metodi di giudizio completamente diversi dai nostri. Il processo si fa in una maniera completamente diversa. Lui, che è un personaggio dubbio, cocainomane, si sapeva da tantissimo tempo. E Lui sia si stato sa che è fatto per avere un ribelle, un insomma. bagno di folla? No, perché lui non ne aveva bisogno. È stato No, fatto casomai dalla moglie.
riuscire Beh, a ricavare. la moglie sicuramente è minoritaria a livello di No, è fama, insomma, inesistente, non rispetto è a lui. minoritaria. Lei è la moglie di Johnny Depp, non Certo. esiste proprio come figura Non professionale, non la esiste, conosce però c'è nessuno. anche, però io Quindi dico, lei ha ripeto. tentato l'escamotage, scusami Paola, Sì. di aprire un processo contro un personaggio molto famoso per avere della luce riflessa. Che cosa ha ottenuto? Che è stata condannata lei. È No, stata ma non ha condannata tenuto lei, non ha niente, un ottenuto pugno di niente. mosche. Però diciamo che questa cosa peserà un pochino anche su Johnny Depp, secondo me. Poi staremo a vedere. Comunque, Ma voltiamo pagina peserà o perché, come meno, hai detto te. sicuramente quello che lei voleva ottenere ha ottenuto esattamente il contrario. Non credo che ci sia Esatto. stato un processo misogino, assolutamente no. Penso che Beh, non avesse prove lo dicono che sufficienti c'è per molti supportare quello dicono che che stava sia. dicendo. Ha detto qualcosa che non è stato poi provato, perché che loro avessero una relazione tossica e malata, ma questo si sapeva, Ma perché già il comunque personaggio è tutti quelli così. che stanno nell'ambiente dello spettacolo, ecco, a livello di questi personaggi hanno dei rapporti tossici. Ecco, per esempio in queste settimane, parlando, Beh, cambiando non bisogna un mai po' generalizzare. Io pagina. rimarrei al personaggio Johnny Depp, che è un personaggio molto particolare, si è fatto conoscere anche per le risse, per quello che faceva nella sua Beh. vita, però sicuramente, sicuramente per dargli torto alla moglie, evidentemente non è stata supportata da prove, Sì, giuste. comunque sì, è stato considerato, non l'ho detto io, è stato considerato un processo misogino, hanno detto diversi giornali, l'hanno riportato, probabilmente perché erano dalla parte di Amber anziché dalla parte di Johnny Depp. Tu sai benissimo che poi l'opinione si divide, l'opinione pubblica si Sì, divide in questo sicuro. caso, anche gli stessi giornalisti, c'è cioè chi è dalla parte dell'uno e chi è dalla parte dell'altro. Non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda la coppia scoppiata Shakira e Gerard Piqué, che questa settimana, come avete visto, è successo un giorno fa, si sono lasciati. Allora, si sono lasciati e oggi è la notizia, appunto, comprovata. Hanno fatto un comunicato, l'agenzia lo ha rimarcato, dove loro stessi dicono che ormai la coppia è finita, si sono separati e non si sanno i motivi ancora, perché all'inizio sembrava che i motivi fossero che lui aveva una ragazza di 20 anni, che frequentasse una ragazza di 20 anni. E poi invece è venuto fuori che praticamente non lo vogliono dire il perché, questa è la realtà, perché hanno detto, hanno rimarcato questa cosa, noi vogliamo tenere alla privacy perché abbiamo due figli, quindi ovviamente non vogliono dare ampio risalto a questa situazione. Esattamente ieri poi è uscita un'altra notizia in cui Shakira aveva avuto una crisi nervosa poco prima che venisse data notizia della separazione da un grosso poi quotidiano spagnolo. Quindi di conseguenza poi oggi è stata smentita. Invece sembra che Shakira sia andata in ospedale perché il padre è caduto e ha avuto una rovinosa caduta che gli ha procurato delle ecchimosi. Ci sono tanto di foto sul quotidiano, sul settimanale Hola che testimoniano questo. Quindi voglio dire, ci sono diverse cose anche un po' contraddittorie, se vogliamo. Fatto sta che io vado indietro nel tempo, qualche mese fa Shakira aveva detto che spesso lei e Gerard Piqué litigavano per una diversa educazione, nel senso lei è ritardataria, lui invece preciso e quasi maniacale, quindi di conseguenza avevano sempre continui litigi, Un'incompatibilità soprattutto caratteriale, insomma, come si dice. un'incompatibilità caratteriale, sì, lei è spesso ritardataria, quindi lei spesso mancava degli appuntamenti importanti e poi ancora una collaboratrice di Shakira qualche mese fa venne fuori con una storia in cui diceva appunto che lei aveva un carattere impossibile, che avendo lavorato con lei non si poteva guardarla negli occhi, non si poteva dire niente, se una ragazza era più giovane di lei allora non la prendeva bene, insomma. Senti Paolina, Paolina, Gianluca Sì. Vacchi ha fatto Sì, un mucho más. Sì, filmato che va su sì, Amazon sulla sua sì. vita.
che verrà presto bloccato, sembrerebbe a breve, dai magistrati, perché ci sono state una marea di vertenze del suo personale di servizio, perché esatto, costretti a fare questi balletti, e quindi esatto, è stato preso questo docufilm come prova documentale. Guarda, tu l'hai visto? L'ho visto. E che ne pensi? Allora, io ti dico la verità, io giudico solamente l'imprenditore, non certo, giudico l'uomo. Allora, voglio dire che lui come imprenditore è una persona che ha saputo fare veramente qualcosa di importante. È uno che è un po' geniale, se vogliamo, però è uno che, come tutti gli imprenditori, quelli importanti a questo livello, poi magari hanno delle pecche, e sicuramente il fatto di schiavizzare alcune persone di servizio ce l'ha, perché non si può fare dei balletti o l'abbiamo visto poi in questo docufilm, oltretutto, sì, che costringeva queste persone a fare delle cose alquanto, insomma, discutibili. Non puoi ridurre le persone come dei burattini a tuo comando, a tuo piacere. Certo. Ecco. Certo. E sicuramente questa cosa, diciamo, va a cozzare con il lato imprenditoriale, col lato valente dell'imprenditore. Quindi, in conseguenza, forse dovrebbe un pochettino più curarsi della parte umana dell'uomo, anche se la moglie in questo docufilm continuava a tessere le lodi di questo uomo come se fosse un santo sceso in terra. Lei è una democristiana, però è una sudamericana democristiana proprio. Sì, proprio. Una vero, che fa la modella a Miami, conosce lui in un corto di un disco che doveva fare lui. E fa la democristiana, sì, mi fa molto ridere. No, vabbè, che, ma tu devi immaginare posso, una cosa. Tu già devi una che una fa cosa, questo di mestiere. Lei è stata abbagliata da quest'uomo anche perché, insomma, gli ha dato di tutto e di più. Insomma, addirittura in questo docufilm si vede che sta costruendo una villa mega galattica per sua figlia, insomma. Sì, che ma lei ha 22 anni e lui 54, sì, quindi già sì, questo 54. Vi spiega il grande amore di questa ragazza sudamericana, esatto, povera, la storia solida che si ripete, la povera, esatto, che incontra il ricco. Il classico fatalmente cliché. Io Gianluca Vacchi, se avesse fatto il muratore, voglio, con tutto il rispetto per i muratori, però che fanno un lavoro molto pesante, se lo, si sarebbe così innamorata. Cioè, avesse, no, sicuramente, vabbè. Però posso dire anche un'altra cosa, quando si arriva ad essere così importanti, a volte c'è anche la perfidia di alcuni personaggi che mandano avanti altri per buttarti delle infamie. Allora, sicuramente è vero tutto quello che è successo, diciamo, questa servitù che ovviamente non dico che è schiavizzata, ma insomma quasi da lui, perché lui è un egocentrico. Beh, un egocentrico ai massimi livelli, quindi di conseguenza gli altri... Paola, scusami, io quello che non riesco a capire, le persone che poi dopo, pure gli stessi dipendenti, no, che fanno il pianto greco dopo per avere un beneficio da una persona ricca. Allora tu fai il custode, fai il cameriere, fai la golf, ma chi te l'ha detto di fare balletti? Lui te lo chiede e dice: no, signor Vacchi, mi scusi, io sono pagata per fare le pulizie, non per fare forse i balletti. Allora, ma perché forse, lo fai? Sono, lo fai sono e poi cose. Dopo chiedi i danni, io non l'accetto. Questa cosa non mi piace. Io sono terrorizzati al momento, oppure c'è anche un'altra cosa da dire. Hanno paura di dire di no, sono magari. Sono mossi da qualcun altro. Sono ma dai, da ma tutti vorrebbero altro fare le golf di Vacchi, parliamoci chiaro. Sì, perché vabbè, vivi in un altro mondo, una casa di 80.000 metri quadri, non è comune, no? Sì. Allora poi dopo fanno per avere pure loro il beneficio, eccetera, eccetera. Ripristiniamo l'immagine, magari la togliamo dal trittico. Ecco, grazie. Cioè, e poi fanno l'avvertenza chiedendo: abbiamo fatto il balletto. Ma dai, non è credibile, perché tu vieni pagata per fare la golf, fai quello, il signor Vacchi vuole giocare, dice: scusi, prenda delle figuranti, io faccio un altro lavoro, no? Faccio le pulizie, toso l'erba, lo fanno, taglio perché il gel. Pure loro si divertono, poi dopo però si dice vabbè, è il momento di recriminare. Era una telefonata inopportuna, ai. Non c'entrava niente proprio nel momento in cui stavo parlando. Comunque di io ho trovato un'incongruenza, allora, quando lui, Paola, all'inizio di questo docufilm, sì, che cosa dice? Io sono un uomo ricco, molto ricco,
E mi sono fatto da solo, manco certo, no. Ma sì. che cosa si è No, fatto da solo? Quello è assolutamente nato no, in una non si è, famiglia miliardaria. È come non che si è l'Agnelli mi fatto dice da sono solo. diventato manager. No, ma lui non Chi si è era tuo fatto padre e da tua solo. madre? Lui aveva Lui è figlio l'azienda di di miliardari, famiglia. fanno il packaging per le medicine. Cioè, lo sai che business che c'è lì dietro? Ma Quindi sì, lui. ma lui aveva un'azienda di famiglia che l'ha riportata su, Appunto. ovviamente. Però no, è logico, lui già partiva bene, lui l'ha Beh, detto in questo benissimo direi, docufilm, no? esatto. Benissimo. E ha fatto degli studi particolari, il padre gliel'ha concessi, quindi voglio dire, tutti sono bravi, ma però c'è anche da dire che ha saputo farli fruttare questi soldi o questa sua Beh, ha mania fatto pure di due cracche essere il primo della importanti, classe. Vacchi, Paola, ha fatto due cracche importanti, eh. Sì, lo so. Lo so, lo so. Quindi tutto sto manager, diciamo che lui è uno che ha Vabbè, che saputo c'è stato utilizzare bene i anche, c'è social, stato il che problema è della un'altra cosa. Parmalat, quello della Parmalat che è stato eclatante pure, insomma, no? Quindi voglio Appunto. dire, Quindi lui però sa utilizzare bene i aspetta, social, è piaciuto questo ballerino e da lì si è inventato che è diventato DJ, è molto E seguito, lì ma a da qui cascata un essere un po' tutto. manager strategico ce ne passa. No, però c'è anche da dire che sappiamo che gli imprenditori poi ci sono grandi momenti di esaltazione, poi anche cioè essere un imprenditore è anche un rischio, no? Ah, Ci sono i rischi di certo. essere anche etichettato, di sbagliare qualcosa. Certo, il suo egocentrismo può avergli giocato un brutto scherzo a Gianluca Vacchi, Beh, guarda il sicuramente fatto di però è un Rigucci con Anna personaggio Falchi. Hai particolare. visto, ti ricordi qualche anno fa il fatto di Rigucci con Anna Falchi, i Beh. furbetti del quartierino? Ti ricordi, insomma, no? Beh, però guarda, Ricucci non è No, paragonabile assolutamente no, non siamo a. lontani anni Sì, luce, stiamo certo. parlando. Posso dire, tanto alla fine possiamo dirla questa parola, perché poi ne ha fatto un film anche Daniele Lucchetti, un portaborse, alla fine. Mica una Voglio dire, però parolaccia, è una professione. Il è una portaborse è professione previsto alla Camera ormai, dei è una Deputati e professione di al diritto. Senato. Esiste appunto, non Certo. una parolaccia. No, perché un tempo, Una sai, figura era un riconosciuta. pochettino dispregiativo dire sei un portaborse, però oggi come oggi è una vera e propria professione. Cambiamo pagina però, perché oggi abbiamo parlato di coppie, però parliamo delle coppie dell'Isola dei Famosi. Allora, l'Isola dei Famosi il 27 giugno finirà, siamo agli sgoccioli, e adesso andrà in onda ogni lunedì, quindi lunedì 6 giugno se ne vedranno delle belle. E come mai hanno Finalmente ridotto, vedrete. Paola? Come mai hanno Come? ridotto? Come mai hanno ridotto questa, Hanno invece, ridotto, allora loro l'appuntamento è hanno detto perché, monosettimanale? allora loro hanno detto no, non assolutamente perché l'audience va male o quant'altro, hanno detto perché siccome sono gli spazi in comunione con Supervivientes, che è l'isola dei famosi spagnola, ovviamente devono ridurre le puntate. Poi chissà se è vero, questo è quello che hanno detto loro. Sta di fatto che ogni lunedì andrà in onda l'Isola dei Famosi. Ovviamente Vera Gemma e Soleil ancora sono sbarcate, ma ancora l'abbiamo viste così di passaggio. Ovviamente, e sembrerebbe, questa è la novità, che non siano per tutta la durata, Meno ovviamente, delle male. puntate, ma sarà solamente un passaggio. E indovinate che passaggio sarà? Oltretutto, Soleil sembrerebbe che porti la sua nuova linea di costumi ai naufraghi. Che Così ho simpatica. sentito. L'ultima notizia è questa, guarda, una cosa Senti, è un veramente po' un asso peraltro. nella manica, dopo aver sollevato il Grande Fratello, adesso la passano sull'altro reality, che dici? Beh, sì, oltretutto è andata pure sulla Pupa il Secchione, ma è stato un flop. Tant'è che la Pupa il Secchione, non per colpa ovviamente di Barbara D'Urso, ma la Pupa il Secchione il prossimo anno non verrà più fatta. Non so se ha portato male Soleil, non lo so, questo non è dato dirlo, però fatto sta che ha fatto un buco nell'acqua. Forse non è per tutti i Ovviamente, reality, diciamo così. non è per il. No, magari il GF è andato bene per Ma lei, GF è però andato voglio bene dire. non per lei, è andato bene perché Alex Belli è un grande mattatore ed è lui che l'ha coinvolta, ma lei vale. No, Roberta, questo un pochettino, come dice, un po' dissento, ma lo sai perché? Perché io, Alex Belli, mi è meno simpatico di Soleil, te lo dico chiaramente. Che sia un mattatore, sì, però
lo so, Soleil fondamentalmente ha più personalità, ma è consigliata male, secondo me. E d'altronde quello che sta facendo Soleil è sotto gli occhi di tutti, e oltretutto Daniela Martani ha fatto diversi Twitter su di lei in questi giorni, non so se le avete notate queste cose, dei Twitter abbastanza pungenti, devo dire, nei confronti di questa donna che ovviamente tutti quanti la difendono, ma è indifendibile. Allora lei che cosa ha detto? Ha detto che è priva di talento, gli ha detto Daniela Martani, antipatica e saccente. Ma per lei, ma perché la Martani che cos'è? Scusatemi. È figo della Mirandola? Scusatemi, non mi sembra. Tant'è che Soleil ha risposto così, queste sono le sue testuali parole. Bastava chiederla un po' di pubblicità, qualcuno magari ti veniva pure ad ascoltare. Fenomenale. Questa risposta vale tutte le risposte del mondo. L'ha ammazzata praticamente. Al di là di questo, insomma, certo, parliamo sempre di personaggi che vogliono mettersi in mostra, che vogliono dare lustro attraverso una comparsata e via dicendo. È sempre la guerra tra i poveri e i ricchi, o tra i poveri, insomma, diciamolo chiaramente. Questo e è un altro fenomeno di Instagram, che insomma, quelle che nascono dal niente, sì, e niente, sì, vanno, non vanno da nessuna, sì, parte. Sì. Perché pure Instagram finirà con questi follower, questa rottura di scatole, che non porta, esatto, a niente, perché sono persone senza contenuti. Quindi dove vanno? Reggono il tempo di una stagione televisiva. Sai, io dico una cosa, che i social, io parlo con le parole di Chiara Ferragni, no? Perché mi è piaciuto l'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa. Allora, i social sono il futuro, il prossimo futuro dei brand più importanti, e su questo sono d'accordo. Però, come hai detto te, la maggior parte delle persone usano i social solamente per farsi pubblicità becera, e questo non è giusto, perché i social vanno usati in maniera giusta ed adeguata. Se uno fa un lavoro di un certo tipo, perché no? Non lo deve usare il social, però lo deve usare con raziocinio. Ovviamente usarlo come lo usano certe persone, tanto per fare la guerra tra l'uno e l'altro, non serve a niente. Però è il futuro del brand, dei brand più importanti, perché ci sono anche delle influencer che valgono. Ovviamente il ruolo dell'influencer oggi come oggi è un ruolo, diciamo, come posso dire, troppo sopravvalutato, perché lo fanno tutti e chiunque. Ma lasciatelo fare a chi veramente se ne intende, una come Chiara Ferragni, come Elisabetta Franchi, come che hanno delle aziende, portano veramente anche lustro all'imprenditoria femminile, perché no? Allora queste persone è giusto che facciano le influencer, ma ci sono delle influencer che sono nate così dal niente. Ma sì, e che sono quelle accaiono, che mostrano, dai Paola, le tettine e altre cosine, e raggiungono i 10.000, 20.000 forme. Che ci fai con queste? Quelli, allora hai toccato un punto di cui stiamo, allora hai toccato un punto giusto. OnlyFans, io dico solo una parola, OnlyFans è una piattaforma dove queste, come hai detto te, ninfette, perché un tempo fa erano chiamate ninfette all'epoca in cui c'era Lolita, sì, la Lolita di Lolita, che è la famosa Bucos, Lolita, sì, la famosa Lolita, e poi dopo sono diventate prezzemoline negli anni 90. Oggi come potremmo chiamarle? Boh, non lo so, non mi viene un termine. Bisognerebbe coniarlo. Nientine. Nientine. Oppure nulla facenti? Anche. Vabbè, però è troppo, dai, diventa un po' Vabbè, troppo. Ma che fanno, cattiva, Paola? Dai. Ma dai, ma tu le hai viste le inchieste che fanno in televisione di queste che si ritengono delle influencer? Ci parli? Non sanno neanche l'italiano. Ma la cosa più assurda per, è che no? OnlyFans dà la possibilità a persone che non sono conosciute di guadagnare addirittura fino a 10 milioni al mese, mostrando il peggio di loro. A volte, 10 no? milioni, 10 mila sì, euro, sì. 10 milioni di sì, euro. Scusami, no, scusami, è vero, stavo 10, sì, 10 mila euro. Sono 10 mila euro, sono 20 milioni delle vecchie lire. Certo. Tu renditi conto, queste persone che non sanno fare niente, appaiono, fanno vedere una tetta, come hai detto te, fanno vedere il lato B, per non parlare di altre cose,
E ci sono i cosiddetti sbrodoloni, io li chiamo gli sbrodoloni, che stanno lì, e stanno lì a guardare. Vabbè, ma Ovviamente. molte di loro sono anche prostitute mascherate, perché insomma, dai, diciamoci chiaro, chi per Oddio, rendersi famosa mostra vuol dire che fa tesoro, quello di Roberta, mestiere. per molto meno io sono stata, hai detto una parola che io approvo, però per molto meno io sono stata messa a tacere in una trasmissione per aver detto questa parola, quindi Si sentivano colpite nel vivo, probabilmente. non lo so, comunque sinceramente sono rimasta un po' male, perché per me dire prostituta E beh, oggi che è? è una cosa Ma normalissima. sono loro stesse, ma tu l'hai vista l'inchiesta delle Iene, sono loro stesse, anzi, tra l'altro pure della sette di Massimo Giletti. Giletti, loro Massimo lo Giletti, dicevano vero? proprio, Sì. l'ho vista io della scorsa settimana, queste influencer che dicevano a Rotondo facendo la prostituta, e Facendo questa Instagram mi serve cosa, per avere clienti, queste sono sì. prostitute, questa è Però aspetta prostituzione. un attimo, Instagram adesso non dà più. Allora, queste persone, appunto, che andavano su Instagram a farsi vedere, a E a farsi prendere notare, clienti, certo. esatto, adesso hanno un'altra possibilità che è OnlyFans. E su Sì. OnlyFans arriva tutto, di tutto e di più. Quindi tra un po' veramente ci saranno altre piattaforme che si faranno concorrenza. OnlyFans perché è una piattaforma ormai accreditata, ma tra un po' arriveranno pure altre, statene sicuri, insomma. Sai che c'è il lavoro più Comunque. vecchio del mondo, adesso purtroppo è diventato una forma di esibizionismo esasperato da parte di Neanche queste troppo ragazzine mascherato. che non che mascherano, lo dicono apertamente durante interviste a viso diretto, Aperto. senza nemmeno Ma essere vis-à-vis, infettate. certo, E sì, no, ma quindi è molto facile sicuramente. guadagnare Però c'è anche da 10.000-20.000 euro al dire, mese facendo il mestiere, no? io volevo rassicurare chi ci sta guardando che esistono anche donne appariscenti, belle, che magari non Ah, ma arrivano a certo, questi eccessi. ma è ovvio, queste lo Sì. Questi dichiarano loro stesse, quindi non c'è li pericolo di. dichiarano e quindi non c'è niente di strano. Al di là di questo, nell'isola dei famosi invece ci sono persone che si arrampicano sugli specchi. Indovinate chi è? Chi è? Maria Laura De Vitis. Beh, Maria Laura De Vitis è un'altra che non si capisce quello che cosa vuole fare della propria vita. Ma secondo me, cara Roberta e caro Antonio, è già un miracolo se ogni volta il televoto riesce a superarlo brillantemente questa cosa. Probabilmente gli amici d'età di Paolo, di Paolo quello, di Brosio. quell'altro, esatto, sì, porteranno su questa ragazza, Ma che per certo. carità io non gli voglio male, ma non so fare niente. E Al vabbè, di però c'ho là lo del sponsor fatto. giusto. Paolo Brosio ha fatto 30 anni di Mediaset, qualche conoscenza ce l'ha, eh. Appunto, poi non solo, forse solo quello. Oltretutto adesso si è innamorata di Luca Dafè. E perché Luca Dafré ha avuto la malaurata idea di dire che gli piace. E quindi Capirai. immaginate quello che è successo. Vanno a pesca insieme, vanno qua, vanno là, un macello. Intanto Edoardo Tavassi e appunto la Mercedes Tanger vanno d'amore d'accordo. Io non so che cosa gli piaccia di Edoardo a Mercedes, me lo dovrà dire quando è finita l'Isola dei Famosi. Magari Niente. cerco di rintracciarla, perché non è È possibile una scoccata cosa la del genere. scintilla. Ma quale Ma scintilla, che Anto? scintilla! Peraltro è l'unico che all'Isola dei Famosi non si è dimagrito, anzi ha fatto pure la pancia. Boh, non lo so. Evidentemente mangia, mangia. Paola, grazie. È finito il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo Paola Aspi per questo collegamento e le notizie che Grazie ci dà sul gossip. Grazie Paola, alla prossima. a voi. Buon Grazie, grazie lavoro. a Roberta, grazie Ciao Antonio. Paola. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, finisce qui questa puntata di Rotocalco 264. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa lunga diretta, grazie alla regia, ma soprattutto ad Antonio che è Grazie stato in Roberta, studio con grazie a noi voi. per questa lunga diretta, ma soprattutto grazie ai telespettatori che hanno avuto la bontà di seguirci per 4 ore e 30. Io vi saluto e vi do appuntamento sabato prossimo, come al solito, dalle 14 alle 18:30 con Rotocalco 264. Buona serata a tutti.